Air crash! Ma non devo morire. Non più facile, quindi ce la prendiamo con calma. E basta laggare, hai rotto il cazzo veramente. Vai il culo. Magari se riesco a risparmiarmi in qualche acquacu sarebbe anche meglio. Sì, cos'era quel salto lì monfio? Ma porca puttana, ma ce la fai? Cos'hai impedito? Ok. Oddio, questo è il famoso bonus. Oh mio Dio, no. Ah no, è quello facile questo. Più. Ma che gemma mi mancava? Quella delle casse? No, cazzo, mi mancava questa. Quindi cosa cazzo sto prendendo tutte le casse? Perché? Credo che sono un po' più fusa di testa. No, anzi, non sono nemmeno a livello di quel film lì. Loro sono fusi, ma in senso buono. Io sono fusa nel senso cattivo. Era la fine. Ma zio Cristo. Ma dai. Raga, aspettiamo il coso qua, va là. Ma non si può, ragazzi. Ma non si può, dai, su. Non si può. Ma dai, che sfigata che sono anch'io. Ma guarda te. Cioè per tre ippopotami. Vai in culo allora, zio Cristo. Oh, cosa ci voleva far così? Pirla, prendetemi pure per il culo, me lo merito. Me lo merito assai, altro che. È giunto il momento. Oh mio Dio, no. Questo livello proprio no, vi prego, no. Però lo devo fare. Già sto male, ho il mal di stomaco solo all'idea di dover arrivare a quel punto. Se ce la facesse il primo colpo sarei molto contenta. Te pare che non ce l'ho fatta al primo colpo. Cominciamo!
Cioè, dire che di per sé è facile sto livello. E quel pezzo lì che mi mette in crisi. Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Ho mancato questa però. Oh mio Dio, ce l'ho fatta. Bella, voglio! Ce l'ho fatta anche abbastanza in fretta, dai. Oh mio Dio, ragazzi, non ci credo. Aspetta che non dico laggare, perché ci sono rompicoglioni che guarda che laggare è per internet, vero? Va in culo. Allora, adesso, visto che ho passato il pezzo critico, posso anche un po' parlare. Allora, volevo innanzitutto dire grazie a chi segue il mio gameplay, lo commenta praticamente ad ogni parte, e mi ha anche inviato dei messaggi per farmi complimenti, eccetera. Siete veramente grandiosi, vi ringrazio. Tipo un esempio è Iceman84, che vedo che li commenta tutti. L'idea, cioè, sono contenta riguardo. Però c'è certa gente che è veramente una scassa coglione adesso. Ne ho saltata una. In termini proprio tecnici è veramente una scassa coglioni. Quindi volevo dire un vaffanculo leggero a quelli che trovano sempre il pelo nell'uovo. Perché laggare no, no, perché si usa per internet, ma porca puttana, se rendo l'idea, perché dovete rompermi i coglioni su sta cosa? C'è gente che è, ma lasci le mele indietro! Grazie al cazzo. Ma porca puttana! Lasci le mele indietro, cioè, vi rendete conto che ho 88 adesso? 88 vite, cosa cazzo me ne faccio delle mele? Cioè, veramente, riuscite a guardarlo sto cazzo di gameplay senza criticare, basta godervelo o no? Dovete sempre trovare il pelo nell'uovo di tutto, porca puttana, che palle! Siete proprio degli scassapalle, lasciatemelo dire. Ma proprio tanto, Adesso dimmi che le ho prese tutte. Yeah, ce l'ho fatta, ragazzi! Però, ripeto, un grazie a quelli che se lo guardano ogni volta, anche se non commentano fa stesso, però mi mandano un messaggio privato con scritto complimenti, e non rompono il cazzo, se lagga un po' fa lo stesso, se muoio tante volte fa lo stesso e basta, veramente siete gentilissimi in confronto a gente che scassa i coglioni dalla mattina alla sera. Mondo 2 finito. Ecco, tutto qua, il messaggio che volevo mandare è stato colto, spero, e quindi non mi rimane che mandare un po' di saluti. Allora, io i miei familiari li ho già salutati nella parte prima, quindi va bene lo stesso, vi trascuro un attimo, scusa zioni, tanto volevo salutare Baietta25, che l'ho sentito su Skype, mi ha detto che riguarda il gameplay, quindi ciao Baietta. E poi chi devo salutare ancora? Di YouTube li ho già salutati tutti in precedenza, di nuovo c'era Baietta. Vai in culo tua madre zoccola. Basta. E ci tenevo a salutare un mio carissimo amico che conosco da 6 anni ormai, Daniele, che ha il canale su YouTube ma non lo usa tantissimo. Lui non è uno di quelli che lascia l'account per insultare, semplicemente si guarda i suoi video, se li mette, va in culo tua madre zoccola fiore di merda, devo ricominciare tutto. Che volevo dire? Mi sto perdendo, zio Pampurio. Sì, un saluto a Daniele, che comunque guarda i miei gameplay e mi sfotta, soprattutto in privato, quindi ancora peggio. Se lasciasse un commentino invece di dirmi sfigata su online sarebbe molto ideale. Grazie Daniele, sei il mio idolo. Ma a parte gli scherzi, ciao Dani. So che non stai passando un buon momento, quindi ti auguro di star bene, vai in culo. Veramente ti auguro tutto il bene, stammi su, e non preoccuparti per me, che io gli starò alla grande. Bon, dopo questa vena romantica direi di ripassare al gameplay e soprattutto alle bestemmione.
Allora, qua devo farlo in fretta, in presh. In presh. basta. Ok, torno seria. Quasi mi prende la mina. Ma devo farlo proprio in fretta, in fretta, in fretta. Dai che ci siamo quasi, ragazzi. Sono al 75% in questo momento, quindi sono una buonissima percentuale. Proprio buona, 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 buona. Se riuscissi a evitare i fiori, magari, ecco, brava Carlotta. Vai in culo, fiore di merda. Va in culo, fiore di merda. Qua non ho tempo di andare a eliminare i fiori, quindi o sono brava a schivarli o uso Luca Uca. Uso Luca Uca. Vacca di quasi mi prende. 9, 8, 7. Dai, ce la faccio io, Madonna. Ok. Tienti questa, Daniele. Tiè, tiè. Tu che sfotti tanto, tiè.